questo video lo voglio cominciare con un grazie. Un grazie alle 5.000 persone che hanno deciso di iscriversi al canale. E siccome bisogna imparare a festeggiare anche i piccoli risultati che ognuno di noi riesce a raggiungere, mi sembrava doveroso registrare questo video speciale 5.000 iscritti, in cui non solo ringraziare tutte le persone che si sono iscritte fino ad oggi a questo canale, ma anche condividere con chi vuole fare di YouTube una professione, con chi vuole diventare uno YouTuber o un content creator, tutto quello che ho imparato in questi anni di attività su YouTube. Questo canale, infatti, è nato, se non sbaglio, nel 2015. E quando ho aperto il canale, inizialmente avevo cominciato a pubblicare un video al giorno. Poi, per diversi anni, ho abbandonato questo canale, ovvero non ho più pubblicato contenuti. Fino a quando non ho deciso di ricominciare a pubblicare contenuti con costanza. E questo è successo più o meno un paio di anni fa. E la costanza, a mio avviso, è una delle parole chiave, ma allo stesso tempo deve essere una delle fondamenta della tua attività su YouTube. E ti spiego il perché. Prima di farlo però ti chiedo, come sempre, di supportarmi con l'algoritmo di YouTube. Per farlo ti basterà mettere un pollice in su a questo video. Se vuoi inoltre supportare la crescita di questo canale, puoi iscriverti ed attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video che verranno pubblicati. Stavamo parlando di costanza, perché ti dico che la costanza è uno degli aspetti fondamentali per chi vuole crescere su YouTube. Perché io stesso mi sono reso conto che avere regolarità e costanza non ci aiuta tanto con l'algoritmo di YouTube, magari in parte ci aiuterà, ma ci aiuta soprattutto a non mollare, ovvero a pubblicare regolarmente contenuti all'interno dei nostri canali e far sì che quei contenuti possano essere visti da altre persone interessate a quegli argomenti. Ti spiego meglio di cosa sto parlando. Fino ad agosto del 2021, da quando ho ripreso le redini di questo canale, ho pubblicato 3 video a settimana, o almeno 2 video a settimana. Ma a metà luglio e poi ad agosto in realtà ho rallentato di molto la pubblicazione. E questo cosa è significato effettivamente? Ho visto che in realtà YouTube non mi ha penalizzato perché ho smesso di pubblicare video con costanza, ed anzi il canale è continuato a crescere. Infatti oggi sto pubblicando questo video speciale 5.000 iscritti. Però mi sono reso conto che il non pubblicare, il non avere l'impegno di creare 3 contenuti per YouTube nuovi ogni settimana, ha fatto sì che io mi dicessi: devo pubblicare un video su YouTube, ma non lo registrassi, non lo montassi, non mi mettessi al lavoro per fare quei video. Questo cosa significa? Significa semplicemente che se non ci diamo un obiettivo, quale quello di 2 video a settimana, 3 video a settimana, molto probabilmente dopo un po' di tempo finiremo per non pubblicare più video all'interno del nostro canale. Se vogliamo diventare dei content creator, se vogliamo diventare degli YouTuber, la costanza, la regolarità e la pianificazione sono 3 elementi chiave per riuscire ad ottenere risultati. Mi sono reso conto però in realtà durante questi anni di YouTube, sia come creator sia come spettatore, che esistono degli YouTuber che hanno pubblicato molti meno video rispetto a quelli che ho pubblicato io, ma che hanno ottenuto molti più risultati, più iscritti, più visualizzazioni. Sono riusciti a creare in breve tempo delle community. Questo chiaramente dipende da vari fattori, fra cui i contenuti dei video che andiamo a pubblicare. E quindi quali sono le lezioni che mi porto da questi 5.000 iscritti al canale e soprattutto da questi anni di attività come YouTuber o come creator di contenuti? La prima lezione che mi porto è quella della creazione di contenuti evergreen. Cosa significa creare contenuti evergreen? Significa creare contenuti che non dipendono da eventi o da trend di uno specifico momento. Ho riscontrato infatti che tantissimi dei video che pubblico non ricevono centinaia o migliaia di visualizzazioni nell'immediato, però nel tempo riescono a crescere nel numero di visualizzazioni e di apprezzamenti o di domande da parte degli utenti. Un po' come quando lavoriamo ad un piano di accumulo, se parliamo di finanza personale. Se non conosci cos'è, come funziona un piano di accumulo, se ti interessa questo argomento, ti lascio un link qui sopra nelle schede. Su YouTube un piano di accumulo è la creazione di questi contenuti all'interno del canale che si vanno sommando uno all'altro e che nel tempo ti permetteranno di crescere, così come hanno permesso a me di crescere. Magari potresti creare un contenuto che riesce a farti esplodere su YouTube, ma l'obiettivo deve essere quello di avere una crescita lenta ma regolare nel tempo, una crescita con dei contenuti che ti permettano di generare visualizzazioni su visualizzazioni
anno dopo anno. E questo è quello che banalmente ho fatto io all'interno di questo canale. Ho cercato di creare per lo più contenuti evergreen, contenuti sempre utili alle persone che avevano uno specifico problema o che avevano bisogno di una determinata informazione. Ma tutti i contenuti che ho creato in realtà sono anche contenuti che cercano di dare valore, che cercano di condividere quella che è la mia esperienza su YouTube col mondo della finanza personale, sul mondo del marketing, della comunicazione, della vendita, oppure del lavorare e guadagnare online. Ed infatti proprio in questi giorni in cui ho rallentato la pubblicazione dei video, ovvero ad agosto del 2021, è successo un fenomeno davvero particolare che mi ha fatto riflettere proprio sull'importanza di creare contenuti evergreen e su come non bisogna mai mollare, bisogna sempre avere costanza e regolarità nella pubblicazione dei contenuti. Costanza e regolarità che in realtà ci permettono di creare un'abitudine, l'abitudine di creare dei video, di creare dei contenuti. E questa abitudine è fondamentale soprattutto quando siamo agli inizi, ovvero quando non vediamo risultati, quando non vediamo il numero di iscritti aumentare oppure il numero di visualizzazioni che vorremmo ottenere sui nostri contenuti. È successo infatti proprio ad agosto del 2021 che navigando sul mio feed di Facebook ho ritrovato un post pubblicato all'interno di un gruppo che parlava di un mio video realizzato 2 anni fa, ovvero nel 2019, e delle persone chiedevano informazioni su quel video, ma non sapevano che all'interno di quel gruppo c'ero anche io che ho realizzato quel video. E quel video era un'intervista con contenuti di valore, di qualità, e che è piaciuto alle persone che l'hanno condivisa e che quindi ha portato diverse visualizzazioni a quel video. Ecco, il mio consiglio per te che vuoi crescere su YouTube, almeno quello basato sulla mia esperienza, è proprio quello di creare dei contenuti di valore che possano essere efficaci, seguiti, visti nel tempo e quindi negli anni, e che siano pubblicati con regolarità. Cosa farò dunque a questo punto una volta raggiunti i 5.000 iscritti? Come ti dicevo, in realtà non cambierò il mio lavoro o la mia attività su YouTube, cercherò però di migliorare sempre di più la qualità e di creare sempre più contenuti di valore che possono generare visualizzazioni nel tempo. Cercherò inoltre di ascoltare quelle che sono le opinioni, i consigli, i suggerimenti che mi vengono dati dagli utenti nei commenti, cercando chiaramente di filtrare sempre quelli che sono i commenti negativi e che in realtà non apportano nessun valore al canale. Non sono dei suggerimenti, ma delle semplici critiche che non danno in concreto nessun suggerimento per migliorare quello che faccio all'interno di YouTube. E infine, prima di salutarci, voglio condividere con te un altro aspetto estremamente importante, a mio avviso, se vuoi lavorare con YouTube, se vuoi fare il content creator o lo YouTuber di professione, ovvero quello di essere professionale. A seconda dell'argomento del tuo canale, cerca sempre di trasmettere quelli che sono i tuoi valori, il tuo carattere, il tuo approccio a ciò che fai, perché questo nel tempo ti premierà anche se hai pochi iscritti. Pur avendo infatti raggiunto solo 5.000 iscritti al canale, nell'ultimo anno sono stato contattato da tantissime aziende che mi hanno chiesto di collaborare con loro per parlare dei loro prodotti, per parlare dei loro servizi, oppure per parlare di determinate opportunità di lavoro, di investimento o di guadagno. Ecco, anche in quel caso, ogni email, ogni contatto che ricevi, cerca di valutarlo con professionalità e quindi di non guardare semplicemente al vendere quel contenuto, a vendere quel video, al creare quel video per guadagnarci dalla realizzazione del video, ma cerca sempre di capire se l'azienda che ti chiede di sponsorizzarla è un'azienda seria, è un'azienda valida, è un'azienda che ha dei valori, è un'azienda che ha uno storico, oppure è un'azienda che vuole mettersi in discussione, vuole farsi conoscere. E cerca nei tuoi contenuti, nelle tue recensioni, nelle tue interviste di essere sincero col tuo pubblico, di costruire autorevolezza, ovvero di essere credibile. Non bisogna per forza parlare bene di un prodotto se l'hai ricevuto gratuitamente. Impara sempre a dire come la pensi, magari cercando di utilizzare i termini più corretti per non screditare un prodotto, un servizio, un'azienda, ma al tempo stesso per mettere in luce sia gli aspetti positivi che gli aspetti sui quali quell'azienda, quel prodotto, quel servizio può migliorare. Io spero che questo video, come sempre, ti sia stato utile e che anche in questo speciale 5.000 iscritti io abbia condiviso con te delle informazioni che potranno esserti utili nella tua attività di YouTuber. Se vado a guardare i video che ho pubblicato non 3-4 anni fa, ma anche l'anno scorso,
sono dei video dei quali non mi reputo soddisfatto. Questo significa che piano piano anch'io sto migliorando nel parlare, nel girare, nel montare, nella qualità dei video e dei contenuti che pubblico. Se vuoi dire la tua, come sempre, o se hai delle domande, ti invito a lasciare un commento qui sotto. Sarò felice di leggere i commenti e rispondere. Ti ricordo inoltre, se ti è piaciuto questo video o se vuoi supportare la crescita di questo canale, di mettere un pollice in su, iscriverti al canale ed attivare la campanella. Noi ci vediamo come sempre, se vorrai, con un nuovo video su questo canale.